Grazie Presidente, colleghi. Allora, come è nello spirito del nostro gruppo consiliare e in generale noi quello che al momento di effettuare delle nomine cerchiamo di fare un'analisi più attenta possibile di quelle che sono le competenze e i curriculum di tutte le persone che presentano l'autocandidatura. In particolare noi cerchiamo sempre da parte nostra e poniamo un'attenzione particolare ad evitare di far nominare delle persone che a nostro avviso presentino diciamo, delle incompatibilità, quelle che noi consideriamo delle incompatibilità, e sono quelle che hanno un giudizio spesso meramente politico. Per noi il fatto che una persona possa essere presentata da un gruppo politico, che sia della maggioranza o dell'opposizione, a nostro avviso presenta in ogni caso un aspetto che potrebbe metterlo a rischio di quella che può essere un'incongruità, ecco, per quella che è l'imparzialità del ruolo che dovrebbe avere. O perlomeno a fronte di autocandidature altrettanto valide, con curriculum altrettanto eccellenti, noi tendiamo a preferire persone che si siano autocandidate. Quindi noi anche per Artea si è trattato di un certo numero di persone che già sono sindaci revisori anche di altre società e che quindi presentano dei profili senz'altro validi, persone con esperienza pluriennale da quel punto di vista. E appunto, come abbiamo detto, la nostra scelta è tesa ad andare su quelle che sono soltanto le autocandidature. Questo ha anche un'altra funzione. Permette, a nostro avviso, che ci possa essere anche una certa intercambiabilità, perché quello che abbiamo notato è che spesso si tende a una ripetitività degli stessi nominativi nell'ambito delle stesse società e questi nominativi tendono ad essere sempre quelli presentati dal gruppo della maggioranza. Naturalmente il nostro giudizio, appunto, del nominativo come espressione di un gruppo politico e vale sia per i gruppi della maggioranza che delle minoranze, motivo per cui noi, per quanto magari conosciamo alcuni dei nominativi che potrebbero essere di nostra fiducia o della quale noi abbiamo sicurezza, ragionevole sicurezza di essere persone dal profilo idoneo, tendiamo a non presentarla. Quindi dal nostro punto di vista la cosa migliore per quello che sono i nominativi che sono stati presentati è l'astensione.